Se questo video fosse una canzone di Lucio Battisti, sicuramente inizierebbe con le parole "ancora tu, ma non dovevamo non vederci più", perché è esattamente quello che si pensa quando guardiamo il circuito di Shanghai, una pista sparita dai radar dopo il 2020 perché la Cina è stata capace di gestire la pandemia del Covid come io gestisco la mia rabbia. No! Ebbene, era uno dei pochi tracciati che rimaneva, che mancava a questa rubrica e quindi ecco una nuova puntata dai segreti del tracciato, sfornata fresca fresca per voi. Non scherzo, avevo finito di scriverla 5 secondi fa. E quindi ogni puntata dei segreti del tracciato inizia allo stesso modo, con Ivan Capelli che ci porta alla scoperta di tutte le caratteristiche di questo circuito. Vai Ivan! Prima curva difficile, chiamata, denominata cavatappi, perché va a stringersi su se stessa, si arriva sull'asciutto a circa 310 km/h, diversa la velocità ovviamente sul bagnato, resa ancora più difficile da questa dal grip minore ovviamente in queste condizioni. Qui siamo già all'uscita dalla questa curva con un'accelerazione che ci riporta in sesta marcia, frenata della curva 6. Si arriva a circa 290 km/h, in seconda a 85 km/h, poi ancora accelerazione per le curve 7 e 8 da fare a circa 200 km/h con le condizioni di bagnato, 250 invece sull'asciutto. Vediamo già le difficoltà di Michael Schumacher per quanto riguarda la visibilità, abbiamo visto anche che ci sono delle pozze d'acqua che vanno ad attraversare la pista. Siamo già alla curva 9-10 col tedesco, dall'uscita appunto da 9-10 c'è questo allungo che ci porta al secondo intermedio, dove si arriva in sesta, anche qui circa 280 km/h per scalare in seconda, mentre siamo ritornati sul onboard camera con Raikkonen nella chicana appunto di cui stavamo parlando, da fare a 85 km/h. Questa chicana è determinante per la curva 13, questa è l'uscita di questa curva 13, da fare in sopraelevata, dove bisogna ovviamente accelerare per sfruttare il lungo rettilineo che ci porta al punto più veloce del tracciato. Qui, sfruttando nella scia in fondo, si possono fare dei sorpassi. Vediamo ancora dall'onboard camera del tedesco, questa è la frenata in fondo al lungo rettilineo, si arriva in settima a circa 310 km/h anche sul bagnato, si va a scalare addirittura fino alla prima marcia, mentre i piloti continuano a zizzagare per cercare di alzare le temperature delle gomme e, come vediamo anche da parte di Massa, di frenare per alzare le temperature dei dischi in carbonio, che altrimenti non andrebbero a rallentare appunto nelle frenate. Questa è una bella immagine di questo lungo rettilineo, dove i piloti in ogni caso possono anche cercare di rilassarsi in questi 8-9 secondi di questo allungo. Dopo la curva 14 c'è una breve accelerazione che ci porta alla curva 16, qui la vediamo in uscita per arrivare già sul traguardo, dove appunto sul start and finish line i piloti arrivano a circa 250 km/h. Bentornati sul canale della Formula 1 dimenticata, io come sempre sono Andrea e vi do il benvenuto sul nostro canale. Se è la prima volta che lo visitate, e se non è la prima volta e non siete ancora iscritti, o se è la prima volta e non siete ancora iscritti, che state aspettando? Iscrivetevi subito al nostro canale, mettete un bel mi piace a questo video e condividetelo con tutti i vostri amici amanti della Formula 1 e del motorsport. Ora però addentriamoci a scoprire la storia di questo circuito, perché forse non tutti sapete che la storia della Formula 1 in Cina non parte da Shanghai, ma da un altro circuito. Ebbene sì, lo Shanghai International Circuit non è il primo circuito costruito ex novo per ospitare la massima categoria automobilistica. Infatti, il governo cinese già dagli anni 90 pianificava la sua entrata nel calendario di Formula 1 e proprio per questo fece costruire un autodromo apposito. Sotto la direzione della King Hill Engineers di Michael McDonagh, il circuito di Zhuhai vide la luce. I progettisti australiani non erano nuovi in Formula 1, avendo già firmato il circuito di Adelaide, che fu la tappa finale del calendario della Formula 1 per diversi anni tra gli anni 80 e gli anni 90. Il progetto della pista di Zhuhai fu una cosa complicatissima e lunghissima. Pensate, si dice che la fase di progettazione durò addirittura 9 anni tra progetti mai approvati, bozze riviste, e in questo periodo la società che avrebbe dovuto gestire la nuova pista andò pure in bancarotta. Insomma, la data in cui la Formula 1 sarebbe dovuta arrivare in Cina era il 1998, ma questo non avvenne. Non successe perché la costruzione sì terminò nel 1996, sì il circuito ospitò diverse gare, ma non ottenne mai l'omologazione da parte della FIA per diventare un circuito Grade 1, ovvero
i circuiti che possono ospitare la Formula 1. Questo primo tentativo quindi si risolse in un nulla di fatto, e su questa pista poi ci mise mano il buon Tilke, ristrutturandola, e dal 2004 ha poi ospitato il GT, la Le Mans Series e una tappa della A1 GP, tra l'altro con gara 2 vinta da Narainone Kartikeyan. Ultima cosa su questo circuito, poi ci spostiamo a Shanghai. Il record sul giro non ufficiale del tracciato è stato stabilito nel 2007 con una vettura di Champ Car guidata niente po' di meno che da Pupo Moreno. Che poesia! Questo è il non plus ultra della Formula 1 dimenticata. Ma torniamo alla nostra storia, arriviamo ai primi anni 2000, anzi al 1999. Il governo cinese non ha certo buttato la spugna, vuole assolutamente avere una tappa nel calendario di Formula 1, e per farlo bisogna affidarsi a chi di gare ne organizza già da diversi anni e ha una comprovata esperienza nel mondo del motorsport. E top! Guarda caso, la Cina ha appena riannesso Macao. Così il governo cinese chiama gli organizzatori del Gran Premio cittadino più pericoloso del mondo dicendo: ragazzi, ci date una mano? Dovete, adesso siete nostri. Certo, più di 50 anni di esperienza in organizzazione di gare e eventi del motorsport fanno sempre comodo. E sapete chi fa anche comodo? Herman Tilke, a cui inevitabilmente squilla il telefono e risponde: hello. Così nel 2002, per la precisione il 22 ottobre, viene dato l'annuncio ufficiale. Un nuovissimo circuito che sorgerà in periferia di Shanghai ospiterà una tappa del mondiale di Formula 1, siglando un contratto di 7 anni dal 2004 al 2011. Tilke presenta un progetto di un circuito lungo 5,45 km nella periferia orientale della metropoli cinese per un costo complessivo di circa 240 milioni di dollari, tutto finanziato dal governo cinese tramite una serie di joint venture. Bernie Ecclestone, come al solito, si sfrega le mani dopo aver incassato l'assegno da parte dei promotori. Voci di corridoio lo dicono fosse il più caro di tutto il calendario all'epoca. Sono molto contento che abbiamo deciso di aspettare per venire a Shanghai. Spero sinceramente che l'arrivo della Formula 1 in Cina susciti entusiasmo per il motorsport in questo paese. Non lo farà, ma ci arriviamo tra poco. La difficoltà più grossa per costruire questa pista fu il terreno. Infatti l'area designata per ospitare il nuovo tracciato era una zona paludosa che fino a pochi anni prima aveva ospitato delle risaie, per cui immaginatevi come poteva essere il terreno. Quindi prima di fare qualsiasi costruzione fu necessario un pesantissimo lavoro di bonifica. Poi si lavorò a sprombattuto per 18 mesi con 3.000 operai per finire in tempo per la prima gara. Quando i primi addetti ai lavori varcano l'ingresso del nuovo Shanghai International Circuit, di fronte ai loro occhi si para un circuito tecnologicamente avanzatissimo, grazie, e nuovo, con strutture nuove di zecca, caratteristiche come i due mastodontici archi che aprono e chiudono la pit lane sulla tribuna principale, o le coperture di alcune tribune con questi padiglioni circolari caratteristici che sembrano quasi dei fiori di loto. Anche le strutture del paddock erano uniche, ciascun team, pensate, aveva il proprio edificio disposti come padiglioni in un lago per assomigliare all'antico Yuyang Garden di Shanghai. La capienza dell'impianto arriva fino a ospitare 200.000 spettatori e il layout stesso del circuito ha una forma piuttosto particolare, come amava ricordarci il buon Gianfranco Mazzoni all'apertura di ogni Gran Premio ogni anno. Tracciato avveniristico, vedete i due ponti sospesi, nel primo c'è un ristorante per VIP, sul secondo c'è la sala stampa imponente, la tribuna da 30.000 spettatori. La pista lunga 5,5 km è stata disegnata sulle forme del primo ideogramma di Shanghai, Shang, che significa sopra, in alto. Una pista che conta 8 curve a destra, 8 a sinistra, con 3 lunghi rettilinei. Un circuito, quello di Shanghai, che come tradizione di quelli progettati dal buon Tilke divide l'opinione degli addetti ai lavori. C'è chi lo ha apprezzato e chi lo ha incredibilmente odiato. Tra questi possiamo annoverare Jarno Trulli. Ma la pista non è poi così interessante, è una pista un po', possiamo definire Mickey Mouse, cioè molto molto lenta, con un solo rettilineo veloce, non è impegnativa, non è molto tecnica, non piace a molti dei piloti, però siamo adattati, mi sono voluti 5 giri per impararla e vediamo poi come andrà la gara. Grazie. In particolare, quello che fa storcere il naso a parecchi, pure a me, se devo essere onesto, è la prima curva, una curva definita infinita. Dopo il rettilineo di partenza, che non è eccessivamente lungo, la pista quasi si accartoccia su se stessa con le prime 4 curve, che sono lentissime.
Di contro i piloti adorano per esempio curva 7-8, dove si raggiungono livelli interessanti di forza G. È un circuito questo che mette a dura prova gomme e freni. Le tribune e l'enorme capienza della pista però sono soltanto indicativi come dati, perché la Formula 1 qui non è mai riuscita ad attirare folle eccessive, non è mai riuscita a registrare un sold out in questa pista. La media degli spettatori infatti si aggira sui 140.000 per gara, e infatti nel 2008 i ricavi lontani dalle aspettative fanno paventare la cancellazione addirittura della corsa. Qiu Weichang, vice direttore dell'amministrazione dello sport di Shanghai, valuta diverse opzioni. Si pensa anche di far installare dei lampioni su tutta la pista per trasformare la corsa da diurna a notturna, nella speranza che attiri un po' più di pubblico. Stiamo valutando diverse opzioni. Entro il prossimo anno dovremmo essere in grado di dare una risposta. Gli organizzatori vorrebbero almeno raggiungere un pareggio tra entrate e uscite per il GP. Non è facile. Pensate che il governo cinese faceva portare in pista, nelle tribune, dei pullman carichi di centinaia e centinaia di persone a cui non interessava minimamente la Formula 1, solo per riempire le gradinate e fare bella figura in TV. Eh sì, sono cose che le dittature fanno. A piccola cosa che non vi ho detto, in quello stesso anno l'amministratore della pista, Yu Jifei, uno dei principali promotori della gara, venne messo a gabbio con l'accusa di corruzione. Un bel momento, insomma, per la pista di Shanghai. Nonostante queste perplessità, l'anno successivo viene comunque annunciato che la pista cinese continuerà a ospitare un Gran Premio per i prossimi anni. Almeno lo rassicura Bernie Ecclestone in persona. Siamo contenti di tutto, nessun problema, il contratto è a tempo indeterminato. Perché non funziona? Non stanno promuovendo correttamente il GP, è semplice. Le persone che gestiscono il circuito dovrebbero fare un po' di più. Se vivessi a Shanghai, nemmeno sapresti che qui c'è una gara. È un peccato perché l'intero luogo è fantastico, tutto è ottimo. Non togliamo niente dal calendario, sono 20 gare che presto diventeranno 25. Hai capito? Aveva già tutto in testa lo zio Bernie. Tutto, poi dite a Domenicali. Nonostante tutto, gli organizzatori cercano di trattare, perché a parer loro stanno pagando troppo alla FIA, ci riescono e ottengono il prolungamento del contratto prima fino al 2017 e poi fino al 2020. Tuttavia, nel 2020 scoppia, come ben ricorderete, la pandemia di Covid-19, e in Cina diciamo che le restrizioni sono un po' più stringenti che da altre parti. Per farvela breve, dopo l'edizione del 2019, il circuito cinese sparisce letteralmente dai radar. Ogni anno viene puntualmente annunciato in calendario per poi, altrettanto puntualmente, venire cancellato qualche settimana o mese dopo. Quest'anno pare che ce l'abbiano fatta. L'albo d'oro di questa gara è quindi per forza di cose fermo al 2019, e dal 2004 fino al 2019 in Cina a guidare la classifica dei vincitori c'è la Mercedes con 6 vittorie, seguita da Ferrari con 4, McLaren 3, 2 per la Red Bull e una sola vittoria per la Renault nel 2005 con Fernando Alonso, che suggella qui il suo primo titolo mondiale. L'assoluto dominatore del tracciato cinese è senza dubbio Sir Lewis Hamilton, che qui ha conquistato ben 6 vittorie, 2 con McLaren e 4 con Mercedes, seguito a grande distanza da Alonso con 2 successi e da Nico Rosberg, anche lui con 2. A vincere su questa pista per una volta sola sono stati Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, che qui ha ottenuto il successo nella gara inaugurale del 2004, e poi, come tutti i suoi fan ricorderanno, Michael Schumacher, che qui vinse la sua 91esima e ultima gara in Formula 1. Ma la pista di Shanghai ha fatto da scenario a diverse prime volte. Nel 2009 qui la Red Bull conquistò la sua prima vittoria come costruttore, a opera ovviamente di Sebastian Vettel, e proprio quell'anno la gara venne spostata dalla fine del calendario alle prime battute, cosa che portò bene al team di Milton Keynes. Oltretutto ci fu anche un rischio di incidente diplomatico, perché sul podio, al posto dell'inno austriaco per il costruttore, venne suonato quello inglese.
Vinse per la prima volta qui anche Nico Rosberg, ma ne parleremo più avanti. Ora andiamo a ripercorrere alcuni momenti chiave e altri fatti curiosi che riguardano questa pista, scelti esclusivamente dai nostri abbonati. Infatti, se andate qui sotto col tasto abbonati, potrete entrare nel nostro gruppo Telegram in cui parlerete direttamente con noi e ogni tanto vi interpelleremo per aiutarci a decidere che cosa mettere nei nostri video, come in questo caso. Quindi, Gran Premio inaugurale del 2004. Durante le qualifiche, Jimmy Bruni, con la sua Minardi, perde la macchina in curva 1 andando in testa a coda. Intervistato dal prode Ettore Giovannelli, ritorna sul suo errore e dice: sì, no, è stato un errore, quando uno va al limite succede anche a Schumacher. No. E, incredibilmente, poco dopo, Michael Schumacher, come profetizzato dal pilota italiano, la perde anche lui in curva 1 andando in testa a coda. E infatti il buon Mazzoni non perde occasione di rimarcarlo. Sì. Ricordi l'intervista di poco fa di Bruni a Giovannelli? Ha detto anche Schumacher sbaglia. Anche Schumacher è proprio nello stesso punto dove era uscito lui. Anno dopo, come detto, il Gran Premio della Cina chiude il calendario del 2005 con Alonso che suggellerà il suo titolo mondiale. La Ferrari quell'anno è stata tanto in difficoltà, ma quello che sta per succedere a Michael Schumacher non lo immagina nessuno. E di nuovo c'è di mezzo una Minardi. Mentre il Kaiser infatti si sta dirigendo in griglia per la gara, arriva alle sue spalle la Minardi di Christian Albers a tutta velocità che lo centra in pieno. Il pilota tedesco ammetterà la colpa dell'incidente, quindi si prende la responsabilità di quello che è successo e entrambi i piloti partiranno dalla pit lane con il muletto. Entrambi poi non finiranno la gara. Schumacher infatti si ritira per testa coda al giro 22, mentre il pilota olandese perde una ruota 5 giri dal termine. In gara poi, fatto curioso, Montoya causa una safety car perché finisce con una ruota su un tombino alzato su un cordolo, esattamente come è successo a Leclerc durante i test in Bahrain di quest'anno, e causa appunto l'uscita della vettura di sicurezza. E poi, vabbè, qui, quella che si ricordano un po' tutti, no? 2007, ovviamente è stata la cosa più citata dai nostri abbonati, Lewis Hamilton compie un errore madornale. Entrando nei box infatti si insabbia con la sua McLaren, mandando in fumo una vittoria certa e riaprendo clamorosamente i giochi per il mondiale. Un errore del tutto inatteso che suscita anche la reazione divertita di Gianfranco Mazzoni in telecronaca. Stavolta non c'è la gru che lo tira fuori come al Nürburgring. Saltiamo avanti adesso di 3 anni, 2010, il secondo episodio tra quelli più citati riguarda la Toro Rosso di Sébastien Buemi che sta percorrendo il lunghissimo rettilineo finale di 1 chilometro e passa. Arriva alla frenata per il tornantino e il pilota svizzero frena. Lui. Le sue gomme decidono che vogliono continuare la corsa e si staccano dalla sua vettura all'unisono, un'immagine che non avevo mai visto e che non ho mai più rivisto. Fu una cosa incredibile. In gara poi la pioggia va e viene, ci sono diverse tornate di sosta ai box per mettere e togliere le intermedie. In una di queste le Ferrari di Massa e Alonso rientrano insieme per la doppia sosta, ma l'asturiano tira una staccatona al compagno di squadra all'ingresso della corsia box, costringendo il brasiliano ad andare sull'erba per non giungere al contatto. Una delle marachelle simpatiche che Alonso riserva ai suoi compagni di squadra. Nel 2011 poi va sottolineata l'enorme prestazione di Mark Webber che conquista il podio partendo, pensate, dalla 18ª posizione. E per ricordare la sua clamorosa rimonta vi mostriamo qui il sorpasso su Pastorone Maldonado. L'anno dopo invece ci regalò un'immagine clamorosa, andando largo e letteralmente impennando la sua Red Bull. Come l'abbia tenuta, come non si sia ribaltato, ancora non si sa. Ma io posso solo commentare con Giga Chad Webber. Gran Premio del 2012 invece, come già detto, Nico Rosberg ottiene la sua prima vittoria in carriera in Formula 1, ma lo fa abbattendo una serie di record. Infatti il pilota tedesco conquista la pole position e la vittoria, cosa che alla casa di Stoccarda non succedeva dal Gran Premio d'Italia 1955, pole vittoria di Juan Manuel Fangio. Nico tuttavia non riesce nell'hat-trick, ovvero pole, vittoria e giro veloce, perché quest'ultimo gli viene soffiato niente meno che da Kamui Kobayashi, che porta a casa il giro veloce
per la prima volta per un pilota giapponese dopo Nakajima ad Adelaide 89. E oltre a questo, è anche la prima volta che la Sauber ottiene un giro veloce, perché l'ultima volta era stato quando si chiamava BMW ed era guidata da Nick Heidfeld nel 2008, ma è anche la prima, tutta una serie di prime volte, prima volta che un motore Ferrari ottiene un giro veloce non essendo installato su una vettura di Maranello ma su un team cliente. Lo abbiamo citato poco fa e adesso ritorna, perché l'insabbiatura di Hamilton nel 2007 non fu l'unico errore in quel punto. Infatti, 7 anni dopo, il buon Maldonado decise di omaggiare il campione inglese facendo esattamente lo stesso identico errore nel medesimo punto. Il venezuelano poi si apre in radio e molto tristemente ammette: sono andato a sbattere. I crash. Oh, ok. Sorry. Nello stesso anno poi si verifica un evento impossibile da prevedere: una Caterham che sorpassa una Red Bull in gara. Ma che dici? Te lo giuro, è vero, è vero, è successo veramente, e ancora una volta c'entra Kamui Kobayashi, che su questa pista era on fire e quell'anno decise di sdoppiarsi da Sebastian Vettel, che tutto sommato la prese sportivamente. Are you kidding? Honestly, I mean, tell him to get out of the way. He's got new tires, of course he's quicker. 2 laps and then he's off. 2015, anno d'esordio di un giovine sbarbatello Max Verstappen, che ancora senza patente qui decide di dare una bella lezione a diversi piloti, partendo 13° e dando spettacolo con una serie di sorpassi, tra cui la staccata della muerte su Marcus Ericsson per guadagnare la zona punti e un'infilata sul futuro compagno di squadra Sergio Perez. La gara di Max finirà tuttavia mestamente a soli 2 giri dalla bandiera a scacchi per un guasto alla trasmissione quando era in una sicura zona punti. 2016, questa pista vede la nascita del torpedo Daniil Kvyat. Il neopilota della Red Bull infatti attacca in curva 1 alla partenza, causando il contatto fra le Ferrari di Vettel e Raikkonen. Seb riesce poi a rimontare e risalire in seconda posizione dietro Rosberg e davanti proprio al russo, rimbrottando poi lo sbigottito Daniil nella cool down room. Eccoci. Questo è un po' Senna con Schumacher. Chiude secondo anche l'anno successivo il buon Vettel, che si esalta nel 2017 con un sorpassone su Daniel Ricciardo e conquista la piazza d'onore sfruttando un errore di Verstappen. Da dimenticare qui la gara di Giovinazzi, che da sostituto in Sauber la perde malamente sul rettilineo principale, mandando in frantumi le sue poche possibilità di ottenere un sedile per tutta la stagione. Nel 2018 poi, qui, una delle più belle gare di Daniel Ricciardo, la sua vittoria più bella a mio parere, tra sorpassi esaltanti fra cui il favore restituito a Vettel e vari colpi di scena, l'australiano porta a casa il primo posto. Quali colpi di scena? Beh, ovviamente sto parlando, tifosi Ferrari, andate a nascondervi da qualche parte, mettetevi le mani sulle orecchie, Sebastian che viene cannonato da Verstappen all'hairpin. In quel momento tra l'altro Vettel era leader del mondiale e questo contatto manda all'aria il suo podio praticamente certo. Poi ragazzi, il sorpasso di Daniel Ricciardo su Valtteri Bottas, che per me è porno. Da solo chiude la porta Valtteri Bottas, staccatona. Ultimo dato: nel 2019 la pista di Shanghai ospita la gara numero 1000 della storia della Formula 1. Una noia mortale. Speriamo che non sia così anche quest'anno, perché ci stiamo apprestando a essere testimoni del ritorno di questa pista nel calendario di Formula 1. Come finirà? Chi vincerà? Fate la vostra prediction nei commenti. E Matteo, lo sai che noi non la potremo vedere in diretta la gara? No, perché? Perché siamo fuori dall'Italia per quella roba. Ti ricordi che siamo... Ah già? Eh sì. Chissà se c'è un modo per vedere la gara anche dall'estero. Aspetta, che scemo! Ma c'è NordVPN, che tra l'altro, guarda caso, è lo sponsor di questo video. Infatti, per tutti voi che andrete sul link che vedete qua in sovrimpressione, anche qui sotto nei commenti e in descrizione, nordvpn.com/f1dimenticata, c'è ad aspettarvi un succulento sconto sul piano biennale e oltretutto 4 mesi extra uniti alla garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Andre,
Scusa, ma non ci sono le VPN gratis? No, allora, questo è un grande errore, Matteo, perché cosa fanno le VPN gratis? Come fanno a vivere le VPN gratis, secondo te? Rivendendo i tuoi dati personali ai data broker. Invece con NordVPN questo non accade, è per questo che devi fare NordVPN e non le altre. Oltretutto, per noi che andiamo anche all'estero in quel weekend, ci sono anche dei vantaggi, perché insomma si possono ottenere sconti su affitti di auto oppure sui voli, geolocalizzandosi con la VPN nel paese che vi dà più vantaggio dal punto di vista dell'offerta. Insomma, andate nel link in descrizione, attivate NordVPN oggi stesso e noi ci ritroviamo qui per un prossimo video. Ciao!